Al mattino, dopo una notte di riposo, il nostro corpo si sveglia. Ci allunghiamo, ci diamo una scrollata per uscire dalla nebbia del sonno. Alcuni hanno bisogno di un caffè o di una doccia per svegliarsi veramente. Altri, quasi impulsivamente, controllano la posta elettronica, i messaggini o la pagina Facebook e cominciano a riempire la testa di una gran quantità di informazioni, alcune piacevoli, altre non così tanto, e tutta la preoccupazione ha inizio. Personalmente l'ho fatto troppo spesso e vorrei evitare questo errore, caro amico. Dio ti ha creato con un'anima, ha messo dentro di te il suo alito vitale e anche il suo soffio. Questa identità divina ha bisogno di essere rinnovata ogni giorno. Il risveglio della tua anima, quando la dolce ebbrezza dello Spirito Santo soffia nella tua vita, è già di per sé un miracolo ogni giorno. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti, come ascoltano i discepoli. La Bibbia, Isaia 50:4. Nel primo libro del Re, vediamo Elia il profeta su una montagna, abbastanza preoccupato, che attende che la presenza di Dio si manifesti. La Bibbia ci dice che c'era tanto rumore, un vento violento, un terremoto, un fuoco, ma Dio non era in nessuno di essi. Vedi Prima Re 19:11-13. Poi si udì un suono leggero, e Dio era in quel suono. Così il Signore comincia a parlare con Elia, ed Elia parla al Signore. È lì che Elia gli apre il suo cuore, condivide il suo dolore e riceve parole di speranza e direzione per il suo futuro. Questo luogo dove il Signore ti aspetta ogni mattina è il silenzio. Quando ti svegli, non buttarti nel rumore e nel caos. Caro amico, resta in silenzio e chiedi a Dio di risvegliare la tua anima, di insegnarti ad ascoltare. Fissa i tuoi pensieri su Gesù Cristo. Lascia che lo Spirito Santo ti faccia visita, che parli alla tua anima e che ti porti nella vita di un discepolo ben allenato. Prego e spero che tu oggi abbia una giornata stracolma di benedizioni. Grazie di esistere. Eric Sellerier.